sono persone che sono in balia del mare e in giro così avanti e indietro senza avere una meta, cioè io sono solidale con queste persone e penso che questo segno sia un modo per testimoniare la vicinanza a loro. Domani, 28 giugno, si terrà a Bruxelles la riunione dei capi di Stato dell'Unione Europea con all'ordine del giorno il tema immigrazione. Si tratta di rivedere le regole che governano l'arrivo dei migranti in Europa. Le posizioni sono molto diverse. Siamo in presenza di una situazione di sostanziale incapacità oggi dei governi europei di gestire il tema e si sta utilizzando anche la situazione drammatica della vita stessa delle persone per fare delle forzature. Per iniziativa della European Solidarity, un'associazione di livello europeo che opera sul tema dell'immigrazione, abbiamo aderito anche come Comitato Coordinamento Noi Tutti i Migranti e Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione fra i Popoli. Si svolge oggi nelle maggiori città europee la prima grande iniziativa di mobilitazione europea in favore dell'immigrazione con un obiettivo. L'obiettivo è quello di richiamare l'Europa ai suoi principi fondamentali, che sono quelli della solidarietà, ed informare a questi principi anche la gestione del tema dell'immigrazione. In particolare è in discussione la Convenzione di Dublino, che ancora accoglienza al paese di primo ingresso in Europa. Noi crediamo che questo principio debba essere superato, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento europeo lo scorso autunno, e che all'arrivo si debba prevedere invece una redistribuzione automatica su tutti i paesi d'Europa che tenga conto dei legami affettivi, familiari dei migranti nei diversi paesi europei e di una redistribuzione equilibrata fra tutti. Soddisfatto della partecipazione dei lecchesi a questa iniziativa? Assolutamente sì, lei ancora una volta si dimostra sensibile al tema dell'immigrazione e consapevole che non vi è un tema di emergenza sbarchi, non vi è un tema di invasione dall'estero, anzi l'unica vera emergenza è quella di mettere in salvo queste persone che stanno rischiando ancora oggi la loro vita, così come è accaduto negli scorsi giorni con l'Aquarius e oggi con la Lifeline. Questa è l'unica vera emergenza a cui far fronte, il resto sono problemi che possono e debbono essere gestiti.